Allora, sempre una annotazione iniziale destinata a coloro che eventualmente sono qui per la prima volta. Questo incontro noi lo chiamiamo Scuola di Cristianesimo, si ripete ogni mese, poi durante le settimane i vari gruppi che si scelgono così per lavorare assieme continuano a incontrarsi, a riflettere. Usiamo questo libro intitolato La verità dell'amore ed è importante sapere che oggi nella Chiesa c'è proprio questo grande problema. Abbiamo bisogno della verità dell'amore e dell'amore per la verità e le due cose devono andare assieme. Certe volte mi dicono che il libro è difficile. E io mi permetto di dire che chi dice che il libro è difficile con molta probabilità non l'ha neanche letto. Perché in realtà ci sono tanti testi come quello che avete appena ascoltato, altri, che sono di facilissima lettura e basterebbero per capire di che cosa si sta parlando. Comunque è un invito a dire munitevi degli strumenti necessari, un piccolo libro in qualche incontro, poi in momenti in cui ci troviamo assieme. L'altra volta la scuola di cristianesimo doveva essere sul quarto capitolo intitolato Il corpo e la sposa di Gesù, la Chiesa, corpo e sposa di Gesù. Quando ho finito, c'è un po' di rimbombo, quando è finito l'incontro mi hanno detto Padre Antonio, hai sbagliato, perché l'incontro era su metà capitolo e tu l'hai fatto su tutto il capitolo. È vero, perché io sono molto distratto e non sempre sto attento a tutto. Ma il problema però non esiste, perché l'altra volta ho fatto tutto il capitolo, ma vi ho detto solo metà delle cose che avevo da dirvi. E quindi dov'è il problema? Adesso vi dico l'altra metà. Poi qualcuno dice così ha sempre ragione lui. È vero. Allora, il tema che stiamo trattando è il tema appunto di Gesù che si è incarnato nel mondo, ma dire questa parola, Gesù si è incarnato, è entrato nella nostra storia, ci ha fatto compagnia, se fosse solo limitato a quelli che sono vissuti in quegli anni, in quei bellissimi 33 anni, quelli sarebbero felici e noi saremmo tutti sfortunati se le cose stessero così. In realtà Gesù, prima di morire, questo lo sapete, ha pensato come faccio a restare sempre? Devo tornare in cielo perché sennò uno non è, un uomo non è un uomo se vive sempre. Gesù ha vissuto la vita di un uomo, anche breve. Poi è tornato in cielo, però ha detto io resterò con voi tutti i giorni. Che metodo ha scelto? Ci ha lasciato la sua parola, che quando viene letta, pronunciata, meditata, pregata è la sua parola. Ci ha lasciato dei suoi gesti, dove è lui che agisce, sono i sacramenti e soprattutto ci ha lasciato quel prolungamento dell'umanità di Cristo che siamo gli uni per gli altri. La frase, che è bellissima, viene da una preghiera del Santa Elisabetta della Trinità, una santa carmelitana che ha fatto una sua bellissima preghiera alla Trinità e quando poi si rivolge allo Spirito Santo dice Spirito Santo, tu che hai, diciamo, realizzato l'incarnazione di Gesù nel corpo di Maria, fa in me che io diventi un prolungamento della umanità di Gesù. E questa è la preghiera che dobbiamo fare tutti, perché la realtà, noi proprio innestati nella Chiesa, dal battesimo all'estremunzione, al sacramento degli infermi, innestati nella Chiesa, siamo gli uni per gli altri una incarnazione di Gesù. Certo, possiamo venir meno,
possiamo tradire, possiamo dimenticarcene, possiamo essere cattivi. Gesù lo sa, è per questo che ha previsto una grande misericordia e anche un grande perdono. Leggevo giorni fa uno che diceva a un giovane che si lamentava: non riesco ad accettare la Chiesa perché è troppo piena di peccati, un ragazzo. E l'educatore gli rispondeva: vedi, tu devi amare la Chiesa non nonostante sia piena di peccati, ma proprio perché è piena di peccati. Perché è per questo motivo che Gesù la ama. E per questo motivo non per i peccati, ma perché la vuole salvare, la vuole guarire. E in questo immenso lavoro Gesù deve guarire, salvare uno per uno, uno per uno. Mettete un momento in cui fossimo tutti diventati una Chiesa perfetta. È una fantasia. E nasce un bambino, la storia ricomincia tutta da capo. Tutta da capo. Perché questo bambino deve, piano piano, crescendo, maturando, sbagliando, imparare a consegnare a Cristo la sua umanità. È quello che stiamo facendo. E allora la Chiesa va guardata e va amata là dove ci sono i santi che hanno realizzato un bel percorso. E quando uno li guarda dice: certo, sono un'incarnazione di Gesù, avete sentito queste parole? Ma poi vediamo l'ultimo peccatore e diciamo: è come un bambino che deve ancora crescere, che fa i capricci, che fa lo stupidino. Va bene, ma Gesù lo ama. E come farà a crescere? E allora è qui la responsabilità. Siamo gli uni il prolungamento dell'umanità di Cristo per gli altri. Però dovete stare attenti. E questo perché? Perché se no, dire che Gesù è risorto è una fantasia. Gesù è risorto nel suo vero corpo e deve avere un corpo. Siamo noi che gli offriamo il corpo in questo momento. Però dobbiamo stare attenti. Dire che Gesù è risorto non è dire che nella sua vita ci sono stati due tempi. Prima la vita, poi è morto, che tristissima cosa, tutto finito, e poi è risorto, secondo tempo. Non è così. Gesù è risorto per la maniera in cui è morto. Quando Gesù è morta la morte. Cioè la morte che vuole fagocitare tutto, distruggere tutto, rovinare tutto, è stata vinta dall'amore, perché Gesù è morto l'unico che poteva farlo. Come ci dice il Vangelo, carico dei peccati del mondo, perché lui se ne è assunta la responsabilità davanti al Padre, carico dei peccati del mondo e tuttavia amando. Prendete le due frasi di Gesù. Una che se venisse spinta un po' in là sarebbe l'inferno. Perché, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù che dice che sperimenta l'ultimo livello, diciamo, del vuoto, della perdizione. E poi subito dopo dice: ma io nelle tue mani affido la mia vita. Ecco, nello scontro tra queste due espressioni c'è la morte che risorge. Allora, quando noi diciamo che Gesù è vivo, ecco perché vi dicevo prima, non dobbiamo meravigliarci di tutto ciò che si sembra faticoso, mortale, anche i peccati mortali, non per farli, ma per capire che cosa addossiamo a Gesù. Ecco, Gesù è risorto perché è morto in un certo modo e continua a vivere con un corpo che è il nostro, che per certi versi è ancora peccatore, per certi versi è ancora mortale, per certi versi è pieno di desideri di santità, per certi versi è buono e comunque è bello, perché siamo fatti a immagine di Dio e siamo destinati a Cristo. Ora, per capire ancora di più, possiamo dire che questa teologia si è sviluppata proprio, potremmo fare alcune battute. Pensate chi era Paolo, persecutore, odiava i cristiani, li incarcerava, li maltrattava,
Era un uomo un po' feroce, aveva visto morire per colpa sua anche Stefano, un giovane innocente, buono, santo, e forse gli era rimasta dentro una ferita anche a Paolo. E quel giorno sulla via di Damasco sentì Gesù che lo atterrò e gli disse: io sono quel Gesù che tu perseguiti. Non gli disse: io sono Gesù morto e risorto e tu hai perseguitato il mio discepolo. No, gli disse: io sono quello che tu hai perseguitato, che stai perseguitando nei cristiani. E poi, ricordate, quando Paolo dovrà spiegarsi, parlare, avrà due frasi fondamentali: non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. E poi: io sono stato crocifisso con Cristo. Ecco, e se leggete le lettere di San Paolo capite che cosa vuol dire. Paolo sapeva, addirittura ai cristiani diceva: io soffro per voi le doglie del parto, perché vi sto continuamente generando in Cristo, formando in Cristo. Paolo viveva il suo appartenenza a Cristo, il suo prolungare l'umanità di Cristo alla Madonna, alla maniera di Maria, come se fosse una madre. Diceva proprio così: soffro le doglie del parto. In qualche modo, tutte le volte che noi siamo per gli altri un po' Cristo, ecco, allora l'avvenimento cristiano, la storia cristiana si forma. E vi dicevo, questa, un grande santo rumeno, Vladimir Ghica, di cultura francese peraltro, l'ha chiamata la liturgia del prossimo. Quando fai la carità, è Cristo che incontra Cristo, Cristo che soccorre, è Cristo che ha bisogno di essere aiutato. E lo diceva della carità, ma si può dire di tutto. In questo momento io sono Cristo che con la sua parola aiuta voi a capire. E voi siete per me Cristo che mi chiede: vuoi aiutarmi? E questo è il motivo per cui siamo assieme. Se dimentichiamo questo, e quando ci accorgiamo, ma cos'è che non funziona certe volte nei nostri rapporti, nelle nostre famiglie, nei nostri problemi, e che, adesso ve lo dico semplicemente, poi ci andremo un po' in fondo, è che non abbiamo coscienza di questo. Oppure ce l'abbiamo per un momento e poi succede qualcosa. Vi dirò tra poco che cosa succede. Prima però, Tiziano vi ha letto il testamento di Shabbat Bati, io avevo pensato, proprio per dirvi come il libro è bello, di leggervi un testo un po' più lungo, però non è di un santo, è di un letterato, di un autore che noi, quando ero giovane, io amavo leggere, poi non so, è passato un po' nel dimenticatoio, che si chiama Gilbert Sesbron, che scrisse Cani perduti senza collare, I santi vanno all'inferno, erano libri veramente, che è un convertito. E lui racconta così la sua conversione. E ve lo leggo perché? Perché raccontando la sua conversione voi capite che lui viene preso da Gesù, lo riconosce, ma tutto attraverso una serie, per così dire, di nomi. E in questo racconto ama proprio fare i nomi. Ci sono i santi, le persone, è facile da capire. Il Signore Gesù, io l'ho incontrato attraverso le lacrime. Lo troverete a pagina 107 del libro. Era morta mia madre e io avevo 20 anni. Fino a quel momento chi era Dio per me? Un vecchio signore col quale barcamenarsi. Di tanto in tanto, per educazione, andavo alla messa delle 11, delle 11:40 a Saint-François de Sales, in piedi, in fondo alla chiesa, guardando l'ora,
E partivo prima dalla lettura dell'ultimo Vangelo. Una volta la messa finiva con la lettura del Vangelo di San Giovanni. Chi ha una certa età lo ricorda. Ma un mattino di febbraio, Saint François de Sales, San Francesco di Sales, è diventata la chiesa dove si celebravano i funerali di mia madre. I neri funerali di colei che amavo più di ogni cosa al mondo. Io rimasi inebetito, umiliato di sopravvivere, perfettamente vile, perfettamente infelice. Dio mi vide perduto e Dio venne. Lasciò le 99 pecorelle, fedeli, coloro che pregavano mattina e sera, che conoscevano il gusto del pane di Dio. Egli le lasciò per partire alla ricerca di questo figlio ingrato, che non aveva nulla ritenuto del catechismo e trovava che i preti erano dei falliti, ma che piangeva. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. E quando egli vide che la cisterna era vuota, venne. Io non ero degno che egli entrasse nella mia casa deserta, ma è proprio per questo che è venuto, perché io non ero degno. Ci fu la morte di mia madre, ci fu il volto santo. Dopo 10 anni di cecità spirituale, vi fu questa rivelazione della morte e della resurrezione del Signore Gesù Cristo che avrebbe portato la resurrezione mia e di mia madre, che finalmente dava un senso al dolore del mondo, alla miseria del mondo. E chi altri mai glielo potrebbe dare se non Lui? Ci furono le parole del Signore Gesù Cristo ad una, da 10 anni le conoscevo, ma solo ora Egli aveva toccato coi Suoi pollici le mie orecchie. E fatà, è il Vangelo della Messa di oggi, che vuol dire apriti. Ed io, come il cieco nato guarito, guardavo attraverso la mia nebbia l'uomo dalla tunica senza cuciture e camminavo al suo fianco sulla strada di Emmaus e questi nomi presero infine tutta la loro risonanza eterna per me. Emmaus, Betania, Nazareth, la pace di Nazareth, l'amicizia di Betania, la gioia dei discepoli di Emmaus. Vi fu il volto santo e poi quanti ambasciatori di Dio, quelli che noi chiamiamo prolungamento. Dominique, una ragazza che ha conosciuto, il padre era la giovane Violaine. Violaine è la protagonista del libro dell'Annuncia Maria. Rouault, pittore. César Franck, un musicista, Teresa Martin, Giovanna d'Arco davanti ai suoi giudici, Caterina Labouret, quella della medaglia miracolosa, Bernadette Soubirous, litanie della mia gratitudine. Io le cito senza alcun ordine, fiero di essere loro debitore più di quanto potrò mai pagare e felice di essere entrato al loro seguito nell'onda della comunione dei santi. Questo essere l'uno per l'altro prolungamento dell'umanità di Cristo si chiama teologicamente comunione dei santi. Ed eccomi oggi più avanti d'età di mia madre quando morì. Ed ora che ho i capelli grigi e che presto i miei figli saranno più grandi di me, io mi volgo indietro e misuro il dono di Dio e cado in ginocchio, servo inutile. Perché questa grazia? Perché questa pazienza e questa protezione divina? Perché verso di me? Mai, mai noi pregheremo abbastanza per questo secolo prodigo, per questi figli orgogliosi e volubili tra i quali fummo anche noi, né affinché ogni uomo sulla terra, attraverso il fuoco e le lacrime, a sua volta faccia l'incontro. Questo è il suo diario senza data. Vedete? È il racconto bello di questo, io l'ho detto come dottrina, questo è detto come esperienza. E qualche volta, secondo me, sarebbe bello che ognuno di noi facesse un momento di riflessione, magari anche con un po' di scritto, e dire quali sono i prolungamenti dell'umanità di Gesù che ho incontrato nella mia vita. Spero di esserci anch'io. Capite? Nel senso che è questo che stiamo cercando di fare.
Allora, domanda, in concreto, come accade questo? Come accade? Allora, vorrei citarvi una bellissima espressione di un film famoso di Tarkovsky, Andrei Rubliov, che racconta la storia di quel periodo terribile della storia russa, fatto proprio di invasioni, persecuzioni, distruzioni, in cui c'è questo pittore che non ha più il coraggio di dipingere con quello che vede, però poi attraverso una serie di episodi, di incontri, decide di camminare verso la Trinità e Rubliov dipingerà la famosa Trinità che tutti conoscete, che è così bella. Ecco, difatti il film è in bianco e nero e alla fine scoppia il colore dell'icona della Trinità. Bene, in questo film c'è questa frase: tu lo sai bene, non ti riesce quasi nulla, sei stanco, non ce la fai più. E ad un tratto, tra la folla, intravedi lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano. Ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto e tutto diventa improvvisamente semplice. Ho scelto questa frase perché questa espressione, il divino nascosto, è bellissima, il divino nascosto. Il divino nascosto c'è già nel mondo, sempre e dovunque. Stiamo preparando un numero di dialoghi sulla materia, proprio io ho scritto qualcosa sulla storia della, teologica della materia, all'inizio la luce e poi Dio che fa le creature, le guarda e dice sono belle, e poi la creazione dell'uomo. Ecco, Dio ha gettato nel mondo tanti segni della sua presenza che prima del peccato sarebbero stati come una musica che avrebbe accompagnato la nostra vita, e dopo il peccato invece è diventata una nostalgia. Però continua ancora il divino nascosto a lasciarsi intravedere nei momenti belli. Ecco, tutti gli uomini percepiscono il divino nascosto, anche se poi non lo riconoscono, lo riconoscono male. Allora il cristianesimo cos'è? È esattamente il divino nascosto che ti aiuta a vivere quando proprio, che si lascia intravedere, si lascia intravedere. Accade in mille modi, possono essere episodi, possono essere, abbiamo ascoltato momenti particolari, dolori, esperienze, letture delle vite dei santi, come faremo tra poco, ma soprattutto il divino è nascosto nelle persone che incontriamo e sono... Dobbiamo imparare ad amare soprattutto quelle che ci fanno, lasciano intravedere questo divino nascosto. Allora, il divino nascosto è qualcuno, con la Q maiuscola, dentro qualcuno. Capite? Qualcuno dentro qualcuno, che può essere tuo marito, può essere tua moglie, può essere tuo bambino, può essere un amico. Può essere il tuo collega, può essere un santo, può essere anche un libro, qualcuno dentro qualcuno. Qual è il segno che Gesù c'è? Cominciamo da qui, che Gesù è nascosto ma c'è. Credo che si possa dire in maniera molto semplice così. Che Gesù c'è lo capisco da tre cose. Dal fatto che mi manca, dal fatto che lo cerco, e dal fatto che ogni tanto lo intravedo. Va bene? Mi manca? Se non ti manca mai. Lo cerco e lo intravedo. Ed è qui che viene quel problema che vi dicevo prima. Vedete, succede spesso, guardate, predico gli esercizi, oppure adesso, e alla fine trovo sempre qualcuno che mi dice: Padre, bello quello che hai detto, è bello, io ci credo, però sa, poi, dopo, forse, chissà, ma questo è il nostro dramma. Perché quando noi affermiamo una cosa così immensa, davanti alla quale il nostro cuore e la nostra mente fremono, e poi ci lasciamo andare a forse, se, ma,
Però questo si chiama cinismo, questo si chiama scetticismo. Non siamo credenti, siamo scettici. E notate che tutti siamo tentati di questo. Crediamo di essere realisti, crediamo di esprimere la nostra fatica, ma quando uno, che cosa direste se voi diceste a una persona io ti amo e quella vi dicesse bello, ma se forse poi cosa direste? Che non ci siamo, giusto? L'amore non ammette tutti questi giochi mentali di coscienza, di paure, di dubbi, di trattenersi. In fondo, quando facciamo così, e guardate che lo facciamo spesso, c'è come qualcosa di malvagio. Scusatemi se ve lo dico, è brutto da dire, non è proprio esatto, ma tanto solo per capire. Qualcosa di impuro, di diabolico nel nostro essere che comincia a lottare. In questi giorni stiamo leggendo spesso nella Messa ai Vangeli di Gesù che incontra persone che si dice hanno uno spirito impuro. Impuro non vuol dire che tende verso la sessualità impura. Impura vuol dire uno spirito che è capace di mescolare il bene e il male, il sì e il no. Ci sto e non ci sto. Questo è lo spirito impuro. No? Qualcosa che viene subito intorbidato, come viene intorbidata l'acqua. Il Vangelo è acqua, è cielo, è mare, qualcosa che viene intorbidato. Allora stiamoci attenti. Anche il non cedere a questo, ripeto, noi siamo subito persuasi che concludere un incontro dicendo che bello, però, ma tuttavia poi la vita, le cose sono... Quando cediamo a questo, non stiamo cedendo al realismo, come siamo convinti di fare. Stiamo cedendo a qualcuno che ha cominciato a lavorare dentro di noi per essere scettici. Sapete come lavora il demonio quando ci confessiamo? Tutto bello, vai a dire i tuoi peccati, il prete ti perdona, tu ti senti libero. E intanto il demonio dentro ti dice, sì, dai, va, tanto li farai ancora. Sono sempre le stesse storie, capite? Guardate che il male, compreso il principe del male, non lavora in maniera stupida con le grandi battaglie. Lavora con iniezioni lente, continue di cinismo, di dubbio. Ecco, allora, quando diciamo queste cose, Gesù è qualcuno dentro qualcuno, cioè dentro di noi, mi manca, lo cerco e a un certo punto lo vedo, senza se, senza forse, senza ma, altrimenti non siamo davvero credenti, siamo scettici. Conseguenze. Tutta la Chiesa è Gesù che vede e vuole il mondo fatto per la comunione, alla maniera trinitaria. E Gesù è il grande sacramento, il grande mezzo di questa unità. Poi la Chiesa tutta intera viene chiamata sacramento universale. La parola sacramento vuol dire questo mezzo in cui Gesù si fa presente, questo mezzo attraverso cui Gesù opera, questo mezzo attraverso cui Gesù c'è. Allora, la Chiesa e Gesù opera in una storia al cui centro, la storia della Chiesa, ci sono le sue parole, i suoi gesti. E così la Chiesa, che siamo noi, si sente amata da Gesù ed ama Gesù, si sente organizzata da Gesù nel senso vivente e di appartenergli come membro di un corpo, va bene? Queste sono le parole che si usano sempre, la Chiesa sposa il corpo di Cristo. Nel libro troverete anche tanti altri testi, ne ho letto uno ve l'ha letto lui, altri ne trovate.
Allora proviamo però a vedere velocissimamente. Nei cosiddetti sette sacramenti, che sono i sette punti dove la parola di Gesù e il gesto di Gesù sono direttamente suoi. In tutto il resto siamo noi che mediamo. Quando arriva il sacramento è Lui che agisce. Ricordate Sant'Agostino che diceva io battezzo? No, Cristo battezza. Va bene? Proviamo a vedere dov'è il nostro errore per quanto riguarda i sacramenti. Per quanto riguarda i sacramenti il nostro errore è questo. Ne facciamo una questione personale tra noi e Gesù. Ma non è così. I sacramenti è una questione tra noi e Gesù e poi tra me e Lui, tra me e te, eccetera, secondo i legami che abbiamo. Cioè il sacramento è un gesto di Gesù che attrae a sé te, perché è personale il sacramento, ma in modo che tu trascini con te anche gli altri, anzi che tu sia destinato agli altri. Provate a pensare, c'è una bellissima predica, ho usato un po' questa per capire di più, che è in un libro dove sono raccolti gli esercizi che un grande scrittore francese, Zandel, predicò a Paolo VI. È intitolata Meditazione sui sacramenti, è molto bella. A un certo punto dice così, battesimo, si sta mettendo al mondo un altro figlio di Dio. Si sta mettendo al mondo un altro tempio di Dio, un altro piccolo glorioso Lui. Pensate se in famiglia dire abbiamo battezzato il bambino significasse davvero tornare a casa con tutte le persone, da papà, mamma, i fratellini, le sorelline, gli zii, i nonni che dicono abbiamo un'altra incarnazione di Gesù. E siccome le altre sono un po' rigide, un po' indurite, un po' invecchiate, che bello avere un Gesù tutto piccolo, tutto caro, tutto tenero, che si può abbracciare. Che bello se una mamma la sera, quando dà un bacetto sulla fronte del bimbo, avesse la coscienza che in una maniera non sentimentale sta veramente baciando Gesù. Che anche le fatiche di tirare su un bimbo sono come a Nazareth. Pensate a Maria che guardava il bambino ed era una mamma. Aveva i problemi di tutte le mamme, le preoccupazioni di tutte le mamme, forse qualcuno in più. E tuttavia lo guardava e diceva, è il mio Dio, è il mio piccolo, ma è il mio Dio. Ricordate il testo di Sartre, bellissimo, che molte volte abbiamo letto. La confermazione. Questo bambino a cui si dà un sacramento perché possa dire quello che un piccolo cinesino, mi servo di quel testo che vi dicevo, disse a una guardia rossa il giorno in cui invasero il villaggio cristiano, distrussero la chiesa, sbarrarono le porte e quando il bambino arrivò gli dissero cosa vieni a fare qui, non c'è più la chiesa. E il bambino, cosa sapevano fare una volta i nostri missionari, guardò tutto fiero la guardia rossa e gli disse, di quale chiesa stai parlando? La chiesa sono io. Capite? Di quale chiesa stai parlando? La chiesa sono io. Ecco, quando noi diamo il sacramento della confermazione, mettiamo al mondo un piccolo testimone, fiero, ed è il momento in cui, l'età in cui il bambino dovrebbe diventare fiero di tutte le cose che riguardano la Chiesa, Gesù, il mondo spirituale, l'anima, le cose belle. E ve lo dico per farvi capire dov'è che, quando si dice ma perché,
siamo ridotti come siamo ridotti, perché tutto quello che Gesù ha pensato per noi non lo usiamo, lo usiamo male. Poi c'è la confessione, e anche questo. Tu vai e riveli a Dio, al prete, i tuoi peccati. E per un momento il prete, nel nome di Gesù, sente di te cose che magari nessuno sa. Però è la delicatezza di Gesù, perché tu dovresti confessarti a tutti. Dovresti dire a tutti quello che sei, quello che hai fatto. Perché con i tuoi gesti, con i tuoi peccati, hai offeso tutti, hai aggravato tutti. Ricordate Elisabetta Le Sœur, un'anima che si eleva, eleva il mondo, ma un'anima che si abbassa, abbassa il mondo. E allora il Signore ti fa questa grazia. Dice, va bene, lo facciamo in privato, nel segreto della confessione. Addirittura il prete che non può neanche aprire bocca su quello che tu dici, ma tu hai la coscienza che ti stai confessando al mondo intero, che stai chiedendo perdono a tutti i tuoi fratelli, a tutte le persone a cui hai fatto del male. Senti nel cuore il desiderio. Tanto per spiegarvi, vi dico una cosa di cui non ho un testo preciso, però lo ricordo. Una volta ho letto un santo che diceva che se tu in punto di morte ti dovessi confessare e non hai nessuno, piuttosto che restare chiuso dentro di te, puoi anche confessarti, non nel senso sacramentale, nel senso semplicemente umano, con la persona che ti sta vicino. E chiedegli che ti perdoni per tutto quello che hai fatto. Cercate di capire quello che sto dicendo. È un sacramento così riservato, così delicato. E Gesù l'ha voluto così, l'ha affidato ai suoi ministri. Ma ogni sacramento ci reinnesta in questo mistero, che siamo Cristo l'uno per l'altro. E se io sono venuto meno, se io ho peccato, ti ho fatto del male. Anche se tu non lo sai, anche se non lo saprai mai, anche se non ti incontrerò mai. E poi c'è l'ordine sacro, questo è più facile da capire, perché l'ordine sacro consiste proprio in questo, una persona che esplicitamente ha il compito di agire a nome di Cristo, di parlare a nome di Cristo. Ma anche qua, quanti preti siamo che invece di agire a nome di Cristo, parlare a nome suo, chiacchieriamo, ci agitiamo, facciamo gli attori, è la debolezza di tutti, però dobbiamo pregare perché i nostri preti siano Cristo nella maniera più pura quando agiscono e quando si sente dire di tutte le cose sbagliate che anche i preti vivono, uno deve chiedersi ma che cosa è accaduto? Perché uno che è al mondo per agire in nome di Cristo comincia a agire in nome del male. Eppure succede. Non si tratta di giudicare gli altri, si tratta di dire i credenti, il corpo dei credenti, ha pregato abbastanza, ha custodito abbastanza. E poi c'è il matrimonio. E qui, scusatemi, so benissimo che tanti hanno situazioni difficili e ripeto sempre, non si tratta di giudicare nessuno, ma anche chi è nella situazione più difficile, anche chi ha sbagliato tutto, può fare a Dio l'onore di dirgli Signore, tu hai ragione e io ho torto. Invece di vivere quella situazione in cui si dice, beh, tutto sommato ho avuto ragione io, no? Allora pensate alla inversione terribile che sta accadendo. Perché il sacramento del matrimonio aveva questo obiettivo. Dice Gesù, io ti do una creatura da amare fino alla morte, con tutto te stesso. Pensate alla formula del matrimonio, no? Io prendo te nella buona e nella cattiva sorte, prometto di amare, eccetera. Io ti do una persona da amare e te la do perché così, amandone una fino in fondo,
impari piano piano ad amare tutti gli altri. Questo è il sacramento del matrimonio. Impari ad amare me, dice Gesù, ma impari anche ad amare tutte le persone che ti do. Prima i figli, poi questo, poi anche tua suocera magari. Va bene, impari. Ma allora capite che cosa sta accadendo? Quando invece di avere una radice che ti è data perché si prolunghi, accade il contrario, si torna indietro verso la radice ad estirparla. È chiaro? È terribile. Ripeto, non è un giudizio per nessuno, è una società cristiana, un mondo prima e poi anche una società cristiana che non si accorge che un cammino che dovrebbe avere questa direzione ha cominciato a invertirsi, a tornare indietro. E poi un altro sacramento dell'unzione degli infermi. E qui mi dispiace, gli avevo detto a padre Fabio, che oggi non c'è perché non sta bene, e gli ho detto, ho qualcosa da dire a te poi. Lo dico perché poi lui la sentirà e quindi così non perde la cosa. Perché si sta preparando un numero su tutte quelle questioni del fine vita, no? E allora ho trovato questo, ve lo leggo. Il sacramento degli infermi significa fare della malattia, inclusa la morte, una fonte di vita. Questo essere umanamente, fisicamente indebolito, questi esseri fisicamente indeboliti che non sono più nulla nell'ordine del fare, possono essere promossi senza fine nell'ordine dell'essere, i cui livelli sono determinati soltanto dall'amore. Sono essi, in senso più proprio, le membra sofferenti di Cristo. Perché mi riferivo a Paolo? Perché dicevo, ma dove sono i cristiani che devono affrontare il problema del fine vita? Va bene? Medici o non medici, preti o chiunque sia, credenti. Non dico che impongano agli altri il sacramento degli infermi, ma che cominciano da lì, loro, a pensare, a meditare. Che cosa dice la Chiesa da sempre? Da quando Gesù ci ha lasciato questo sacramento che ti obbliga a prendere un malato, ripeto, terminale o come sia, che non è niente nell'ordine del fare, perché non è il fare, ma che è immensamente, ha un immenso valore nell'ordine dell'essere, che è l'amore, perché impari questo essere aiutato a dire la mia morte deve essere il mio l'atto supremo della mia vita, l'atto d'amore supremo della mia vita. Non credete che se cominciassimo da questo forse si illuminerebbero alcuni problemi? Ecco. Ripeto, così in qualche modo penso di aver concluso questa scuola di cristianesimo. In noi dobbiamo far risplendere l'evidenza che Dio in Cristo ama il mondo in tutti i suoi aspetti e come lo ama. E poi dire, ognuno di noi vive in un pezzo di mondo, ha attorno un pezzo di mondo vivente, dire c'è un Dio che ci ama e come lo ama è il nostro compito. Sia lodato Gesù Cristo.